Cari telespettatori, ben ritrovati con il consueto appuntamento di fine settimana. Ed è stata questa una settimana molto importante per il rilievo delle notizie sul piano nazionale, sul piano regionale e come al solito uno sguardo sulla nostra provincia e la nostra città. Sul piano nazionale la notizia che ha fatto più rumore... Che ha riempito pagine di giornali è stata la sconfitta dell'Italia, esclusa dai mondiali di Russia. Non si capirà mai, a mio avviso, perché Ventura non ha fatto giocare insigne. Se lo chiedono in molti, ma sarebbe davvero interessante capire il perché. Eppure, il bassotto napoletano poteva essere di grande utilità nella squadra della nazionale soprattutto perché gli svedesi avevano un fisico eccezionale e quindi il gioco raso terra, io insomma non voglio fare l'allenatore ma vado inseguendo la logica, sarebbe, stato la sarebbe stata una eventuale possibilità per cambiare il volto della nazionale, ma è andata male, è finita così, purtroppo 60 anni dopo l'amarezza ci assale. E e speriamo che chi ha responsabilità di scelga la strada più opportuna, perché la nazionale non è di uno o di qualcuno, ma la nazionale è dell'Italia. E quindi è chiaro che quando si fa una figuraccia di questo tipo, Ventura già si è messo alla porta ed era giusto che così accadesse. Speriamo che Tavecchia e tutti i dirigenti, tutto lo staff, il vertice... Che guida la FGC, faccia un passo indietro. Si è parlato in questa settimana, tanto per localizzare anche la vicenda irpina, di un possibile incarico alla federazione, al vertice della federazione di Cosimo Sibilia. Non sarebbe male, per due motivi. Perché Di Calcio se ne intende, lo ha giocato, e poi perché è una persona abbastanza seria, non va mai oltre. Sopra le righe, ci sembra insomma l'uomo adatto e per l'Irpinia sarebbe una cosa straordinaria: <ride> è stata la settimana in cui il Papa Francesco ha continuato a meravigliare, a stravolgere a fare delle cose straordinarie, delle cose che solo lui, la sua mente, il suo coraggio, la sua passione possono fare. Quello della Fine vita, condannando l'accanimento terapeutico. Certo, molte sono state le interpretazioni, qualcuna è andata oltre lo stesso significato delle parole del Papa. Il Papa e la vita sono un binomio inscindibile: la difesa della vita per il Papa, per la Chiesa. È un fatto dal quale non si può prescindere. Certamente, cosa diversa, come dice. Francesco è l'accanimento terape terapeutico. Perché far soffrire? Perché mettere in condizione... La... Ecco, il problema è quello della dignità umana, la sofferenza che si coniuga con la dignità e che viene in qualche modo calpestata. Qui la parola di Francesco ha avuto un significato estremamente importante, dico straordinario. Perché questo Papa, con, il suo, con la sua missione terrena, sta facendo delle cose straordinarie. L'altra notizia è, riguarda i migranti e la povertà: sembrano due cose scisse, ma non è così. La povertà è venuta fuori dal rapporto annuale della Caritas. Insomma, siamo sempre più poveri e sempre di più aumenta il solco fra chi ha e chi non ha, e sempre meno sono attente le istituzioni nei confronti di chi non ha. Per cui, veramente, e soprattutto nel Mezzogiorno, la povertà sta diventando un problema di una serietà infinita. E anche nella nostra città. <coughs> Il dato è evidente, basterebbe vedere la sera oltre mezzanotte che cosa accade nei pochi luoghi che possono essere di accoglienza: portoni, villa comunale, mercatone e quanto altro, per capire come questa povertà sia aumentata. E il buon Carlo Mele, presidente della Caritas. In qualche modo sta facendo una battaglia per eh, come dire, restituire dignità ai nostri fratelli che non hanno, che sono in una grave difficoltà, ai quali poi si aggiungono i migranti. È stata la settimana in cui quelle bare, 26 bare, di le donne nigeriane portate da una nave spagnola a Salerno hanno commosso l'intero mondo. 26 ragazze, molte minorenni. Alcune sono rimaste, quasi tutte senza nome, solo due avevano il nome. E I funerali si sono svolti a Salerno l'altro giorno. Qualche rosa depositata sulle loro barri, tante lacrime, tanto dolore, tanta sofferenza perché quello dell'immigrazione è una storia di morte che speriamo venga presto debellata. E poi l'ultima notizia sul piano nazionale, se mi consentite, è la morte di Totorrina. E chi vi parla ha avuto negli anni, credo dall'80 al 92, in questi 12 anni di essere inviato molte volte nella Sicilia della mafia. Eh, da cronista allora, ho dovuto raccontare, mi è capitato di dirlo più volte, eh, le morti eccellenti. Penso per esempio a Chinnici che fu il mio primo reportage da Palermo, e poi man mano Ninni Cassarà, Beppe Montano, Colonnello Russo, Basile, fino all'ultimo, passando per Falcone e Borsellino, fino all'ultimo racconto di Salvo Lima. E tutte queste stragi, questi morti eccellenti conducono ad un capo dei capi, come è stato definito in questi giorni, in queste ore in cui la figura di Rina, Totò Rina, è venuta fuori con grandi reportage, conducono appunto a lui, il quale non so se sia andato all'altro mondo portando i segreti oppure pur godendo dell'articolo 41 bis, quello del carcere duro, abbia avuto, come infatti in parte è stato dimostrato, la possibilità di lasciare agli eredi degli appunti sul rapporto Stato-Mafia. Sapete la trattativa, si disse che per evitare che la Mafia potesse compiere una strage, si ebbe paura di una partita di calcio a, nel stadio olimpico, si minacciò alla mafia, si disse che aveva minacciato di far saltare le tribune dello stadio e allora ci fu in quella occasione, ma anche perché il volto feroce della mafia trattò in modo eh, indescrivibile il rapporto con lo Stato, ci fu la cosiddetta trattativa. Trattativa che, eh, con la morte di Rina, se questi non ha consegnato elementi di valutazione anche per il futuro, eh, finisce perché il protagonista della trattativa, Totò Riina, muore. È morto e quindi. In questa vicenda però c'è anche un pizzico di Irpinia. Lo hanno scritto i giornali oggi, Il Quotidiano del Sud che ho l'onore di dirigere, ha pubblicato una dichiarazione del dell'ex Presidente del Senato Nicola Mancino. Durissima la dichiarazione. Il capo dei capi, il feroce assassino, colui il quale ha sfidato lo Stato in tutti i sensi, ha fatto in qualche modo risultare la, la complicità dello Stato con la mafia e Mancino parla che è peraltro anche indagato <coughs> ma per un reato minore, reato che gli, ha, gli è costato moltissimo se pensate che era sul punto di diventare Presidente della Repubblica, e invece insomma, poi di tutta la vicenda si è svolta in modo drammatico per la sua persona e tanto è vero che è provato ancora oggi da questa infamia che infamia se infamia è e non ci sono dubbi, io penso, ecco, Mancino oggi parla di insinuazioni stupide, capziose da parte di chi voleva trascinarlo nel fango. Ah, questa era la notizia dell'attualità, eh, dell la morte di Riina, eh, però non significa che la mafia è finita. Lo dice Mancini, lo dicono tutti, lo ha detto Franco Roberti, che è il, <coughs> ancora il procuratore nazionale antimafia. Si verrà sostituito tra qualche giorno da Cafiero de Rao, altro magistrato di Trincea, procuratore della Repubblica in Calabria. E la mafia non è morta, perché la mafia in qualche modo ha ancora degli eredi. Si parla di Messina Danaro, un altro che insomma... Le cui cronache, le cui leggende io scrivevo negli anni 90, sostanzialmente, non è nuovo a imprese di guida della vita malavitosa. E, insomma, e poi c'è sempre questa difficoltà a interpretare il rapporto mafia-politica. Qualcosa sta cambiando, è vero. Domani il Quotidiano del Sud pubblica un mio reportage a Corleone. Io ricordo quando andai a Corleone nel 1985, pensate un po' che la gente era davvero chiusa in casa e che i giovani veramente, pensa, erano, li incontrai nella villa comunale, in una villetta comunale di... Di Corleone erano timidi, paurosi, oggi invece viene fuori un volto nuovo: cioè il coraggio della partecipazione, la voglia di esserci, la necessità che ciascuno facendo la propria parte, il proprio dovere, può in qualche modo sconfiggere la mafia. Ma c'è anche una mala politica, però, che profitta della mafia, per ottenere benefici. Chiudiamo questo capitolo nazionale, era doveroso in una settimana così intensa di notizie nazionali e vediamo che cosa sta accadendo in provincia di Avellino. Intanto l'esaltazione che accompagna, ma lo dico anche con un pizzico di orgoglio, se mi consentite, avendo fatto qualche lettura sull'argomento della ferrovia Avellino-Rocchetta, che può essere eh, una sfida per eh, lo sviluppo dei comuni che vengono attraversati. Certo, c'è molto da fare. Non è che la stazione diventa un luogo di passaggio, dovrebbe invece diventare un'occasione per valorizzare i prodotti locali, per creare attrazioni, per fare in modo che la valle dell'Ufida, che è chiamata un domani, dopo l'insediamento della piattaforma logistica, a svolgere un ruolo fondamentale nella cerniera nord-sud, Ecco, sia diventi anche cosa altra rispetto a quello che è. Non è che quel viaggiatore che casomai viaggia con la, la linea, sulla linea Avellino-Rocchetta si trova poi in un comune de desolato. C'è bisogno di attivare, di, che i sindaci abbiano una nuova mentalità, che capiscano che il globale è buono fino ad un certo punto ma che è il locale, la vera sfida per mettere in moto l'economia del della nostra provincia. E il presidente degli industriali, Pino Bruno, che si dimostra sempre più all'altezza del compito, facendo dimenticare anche pagine tristi del passato, Bruno sta facendo questa opera di coscientizzazione, se mi fate passare il termine, attraverso le scuole, i giovani, chiamandoli alla nuova mentalità, chiamandoli a, a partecipare anche al destino della propria terra. Certo, è molto difficile, molto difficile, perché la parola che riguarda oggi il mezzogiorno lo dice la Svimez, ma lo dice anche il rapporto della Banca d'Italia. E le, le ultime ricerche fatte dal Banco di Napoli: la parola d'ordine, la parola che viaggia speditamente nelle zone del mezzogiorno è la desertificazione. Cioè, se qui non si creano localmente occasioni di sviluppo, sfruttando le vocazioni del territorio, quel turismo che è enogastronomico la capacità che ha la potenza del vino, che oramai ha raggiunto cifre impressionanti e che è un dato fortemente attivo nella esportazione, se non c'è la capacità di attrezzarsi a questa condizione, insomma, credo che poi le, le parole vanno al vento. Vanno al vento. E dunque, questa è una buona notizia, quella dell'Avellino Rocchetta è una buona notizia. Lo ha sotto, lo, è stato sottolineato il valore che ha questa potenzialità in un convegno che è stato fatto a Pietrarsa, Museo delle Ferrovie, come tutti sapranno. E il eh, Presidente del Consiglio regionale, Rosetta D'Amelio, ha sottolineato come sia importante accompagnare lo sviluppo di questa ferrovia attrezzando e cambiando mentalità. Ad Avellino purtroppo la vicenda del liceo Mancini da una parte intenerisce, dall'altra preoccupa. Siamo stati tutti studenti, lo sciopero ci piaceva. Era una grande occasione. Eh, quello invece che sta accadendo ad Avellino, per la vicenda del liceo Mancini e, sopra, e anche per la Solimena, è una cosa che preoccupa. Perché 1200 alunni non sono un numero esiguo. E metteteci anche le preoccupazioni delle famiglie, dei genitori. E beh, qui bisogna dire che siamo a pochi giorni dal terremoto dell'80. Avete visto che cosa è accaduto? 40.000-60.000 miliardi, le cifre ora si aggiornano di volta in volta. Ci saranno convegni, passerelle, si parlerà del fenomeno Irpinia, capacità di elaborare sviluppo con il terremoto, tutte fandonie. Tutte fandonie. Perché nell'area industriale, nei nuclei industriali, che non piacevano a Rossidori, e io lo ricordo in una intervista, eh, lui disse. Questa gente è capace di sopportare il sacrificio e il dolore, ma dategli una casa, non fate il passaggio intermedio dei prefabbricati. Oggi lo stesso Zamberletti ha una qualche difficoltà a parlare in termini positivi del terremoto dell'80. Certo, sul terremoto, sulle macerie del terremoto, nacque la protezione civile. E questo è un fatto innegabile. Ma io dico, al di là delle case coloniche che sono diventate villette in tutti i paesi, è che è un fatto di civiltà che va salutato e accompagnato anche con un pizzico di orgoglio, perché cambiare le condizioni di vita, migliorarle, farle, far progredire la gente è un fatto di civiltà. Ma oltre questo, si è pensato mai che il patrimonio scolastico era il primo a dover essere chiamato in causa per la ristrutturazione. E allora il problema del liceo Mancini, ma della Solimena e delle altre scuole che sono in parte, preoccupano in parte la pubblica opinione, viene da lontano. Viene da, dalle responsabilità di una classe dirigente che ha voluto tutto e subito, ha voluto il mercatone, ha voluto il tunnel e non ha pensato a rifare le scuole. Perché questo è il dramma. È il dramma che le famiglie stanno vivendo: che gli stessi studenti volenterosi non hanno posto per entrare in una, in una classe. Insomma, è un dramma. Gente la Procura della Repubblica. Io credo che faccia la sua parte di fronte ad un esposto, così come ci sembra sia accaduto, di pericolosità di fronte al confronto di perizie. Ha fatto quello che doveva fare, d'ufficio. È un obbligo. E devono rispondere gli amministratori che in questi anni hanno visto passare il tempo e i fiumi di Danari per il tunnel e il mercatone senza impegnarli per le, per le, per le scuole, per il patrimonio, per l'edilizia scolastica. Ma questa è una pagina di una vergogna unica, se me lo consentite. Come è vergognoso è il fatto, e lo hanno detto gli ingegneri, gli architetti, i geologi qualche giorno fa, che il 50% delle abitazioni in Irpinia, in città, è costruito senza criteri antisismici. E il 23 novembre del, mille, eh, 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 del 2017. Deve essere l'occasione per un ripensamento, non l'occasione della passarella. Bisogna restituire la dignità a quei 3.000 morti che sono caduti in un'imboscata di una classe dirigente che consentiva di costruire senza ferro con cemento assassino. Questo va detto. Ed oggi lo sciopero dei ragazzi, le preoccupazioni delle famiglie vanno accompagnate da fatti. Non è possibile che si arrivi all'inizio dell'anno scolastico e non ci sia la certezza, un minimo di certezza se l'edificio questo o quello sia pericoloso o non sia pericoloso. Ma siamo in pieno anno scolastico. E poi parliamo di formazione e poi parliamo di capacità degli studenti, non c'entrano. Io sono dalla parte degli studenti e dalla parte delle famiglie, ma anche dalla parte di chi vuole assicurare, come sta facendo la Procura della Repubblica, una garanzia al diritto violato. Perché se le perizie, se tutto questo è il frutto di assenza di impegno civile e allora le classi dirigenti, dirigenti tra virgolette, che hanno consentito che le scuole oggi fossero collebenti dovrebbero andare a casa, ma questi non ci pensano mai assolutamente. E così vedremo e ascolteremo in questi giorni. le rituali 23 novembre sono passati 37 anni ci stanno ancora 40 milioni ma voi pensate ci sono ancora 40 milioni del terremoto dell'Irpinia nei cassetti dei municipi irpini che non vengono spesi poi dice che la, la fatalità ma quale fatalità? questo è il disimpegno di una classe dirigente che non è stata capace, che non è capace, di confrontarsi con i tempi che vengono, col tempo con cui vivono. Ancora 40 milioni. Ma. Vabbè, io colgo l'occasione, parlando delle scuole, di rivolgere un affettuoso e carissimo saluto. Al mio amico presidente della provincia Mimmo Gambacorta. È stato sottoposto ad una pressione, non voglio mettere insieme le cose, talvolta sono pure coincidenze, ma è stato colpito da un infarto. Ora sta bene, speriamo che riprenda presto l'attività, la provincia ha bisogno. Del suo dinamismo, della sua capacità di esserci, di affrontare i problemi pur nelle difficoltà di una provincia come tutte le province che non hanno fondi, che sono state cancellate, ma poi resistono, a altre contraddizioni del nostro Paese. Auguri Mimmo, riprenditi presto. E per parlare della città. Mi vorrei soffermare su una serie di convegni che l'ex presidente del teatro Luca Cipriano ha fatto in questi giorni. Io ho avuto modo di essere <coughs> testimone di uno di questi appuntamenti nel quale si parlava del centro storico. E mi sono accorto per la verità che questa è una città senza memoria. Le responsabilità sono tante, forse anche nostre, anche mie. Ma si è parlato del centro storico come di una cosa avulsa dalla realtà. E si è immaginato, detto a Luca, e a me sembra straordinario eh, intanto non era stato invitato si parlava della dogana anche il comitato per la difesa della dogana un comitato che da anni si batte e non so perché insomma è stata una, è stata un, una caduta di stile chiamiamola così ma poi la storia del centro storico, storico per modo di dire a poco, è scritta nelle pagine vere di questa città. È scritta dal dopo terremoto, quando a Fornelle, a Sant'Antonio Abbate, lo Stato ci arrivava con le, le manette perché le, le case erano diventati posti di prostituzioni, luoghi di prostituzioni e quando furono segnate le abitazioni con le croci, questa è da battere, questa è da chiudere, ci fu un'alluvione sul finire degli anni sessanta e la gente fu deportata tutta, il centro storico diventò uomini e topi. Ma la gente fu tutta deportata a San Tommaso, nacque l'alveare di San Tommaso. Senza una programmazione, tutto è subito, fare fretta. Da una parte San Tommaso, dall'altra Rione Parco. La città cominciava a satellizzarsi. E il buon Federico Biondi, nel 1970 nel cinema Umberto, non lo dimentico mai, che è oggi la Dogana, lanciò un quaderno che si chiamava Proposta, dove descriveva abitazione per abitazione, luogo per luogo, anima per anima, famiglia per famiglia, la consistenza vera del centro storico. Si capì allora... Qualche anno dopo Don Giovanni Festa, mio nome e cognome, parroco di Costantinopoli, disse attenzione perché il centro storico diventerà sede di speculazione, costruiranno i palazzi, che profezia! Oggi ci sono tante case, tutte vuote. Per una scellerata politica dell'amministrazione che non ha saputo valorizzare quel poco di centro storico che c'era, le catacombe, che sono un fatto importante, un'attrazione che poteva essere utile allo sviluppo della zona, la casina del Principe, che guarda dal basso Rione Parco. Il castello, se vedete quel ponte di ferro che è rimasto lì così, la piazza che è ancora coperta da teloni e poi la ciliegina sulla torta, il teatro Gesualdo che oggi è chiuso. Siamo stati capaci di fare, sono stati capaci di fare la, la cosa... È impossibile che si poteva fare. Chiudere il teatro Gesualdo, farne merce di scambio politica, farne cose dell'altro mondo. Le maestranze che stanno lì, che protestano giustamente, che non sono né carne né pesce, perché l'ambiguità che l'amministrazione ha creato e crea. È di tale spessore che fa rabbrividire e sono loro le maestranze che hanno mantenuto e mantengono ancora vivo il teatro se non fosse altro per le luci. Ma questa è una vergogna nazionale, il teatro Gesualdo. Lo ha detto la sovrintendente del San Carlo l'altra sera, Purchia abbiamo distrutto un unico gioiello che questa città aveva. Ecco perché io dico a Cipriano, al quale do atto, pur nelle sue mancanze, insomma, è ancora giovane, prima ancora di mettere in un programma di rinascita di Avellino, di parlare di un secondo teatro, come giustamente lui immagina. Un ridotto, un piccolo teatro, casomai da fare nella dogana, facciamo vivere il, doga, la, il teatro Gesualdo, questo teatro che è stato ammazzato barbaramente. Avrei tante cose da dire, avrei di voglia di parlare di De Caro, di questa è stato indagato per voto di scambio, per altre cose, ma insomma ha fatto tremare un po' le truppe che recentemente sono diventate, come dire, eh, Sannito-Irpine. Ma ne parleremo altre volte, voglio chiudere questa trasmissione parlando del vescovo Aiello. È una buona notizia. Lui è una buona notizia perché ha il coraggio delle scelte. Perché ha capito, pur nelle difficoltà della Chiesa irpina ce ne sono tanti, i preti. Insomma, penso che ci siano dei problemi anche rilevanti tra, nel, tra i preti irpini perché sono stati lasciati eh, nelle loro contraddizioni, eh, a volte la vocazione è tradita. Ma Aiello è una buona notizia perché, se da un lato, sta combattendo all'interno di una chiesa che solo in parte potrebbe risultare infetta per, perché non curata come dovere, si doveva, dall'altra sta esprimendo il meglio di sé, sta dando il meglio di sé, parlando ai ragazzi, ai giovani, facendo della Chiesa non un un tempio freddo, ma un luogo della partecipazione, del ragionamento. L'altra sera a Rosario ha superato se stesso. Era bello vedere quei ragazzi seduti a terra, era bello ascoltare le sue parole, era forte il suo messaggio. Questa è una buona notizia. E don Arturo sa che questa città, questa diocesi, questa comunità, così trascurata, così maltrattata, così messa all'indice, così tradita nei suoi patrimoni, nel suo bene, nelle sue strade, nelle sue famiglie, ha bisogno di buone parole, ha bisogno di scelte coraggiose. Lui le sta facendo. Che vada avanti e che Dio lo benedica. Buonasera.